Don Stefano Maltempi, accolto dalla comunità di San Costanzo Cerase Caminate, il vescovo, dobbiamo sapere essere testimoni di speranza. Imprese e dottrina sociale della Chiesa, etica, profitto e responsabilità sociale, alla Sala Verdi, la Lectio Magistralis del vescovo Armando. La Madonna di Loreto arriva a Pergola, accolta da numerosi fedeli. La statua rimarrà nella nostra diocesi fino al 31 ottobre. Date il meglio di voi, colorate di bene la vita. Il vescovo incontra gli alunni e i docenti dell'Istituto Maestre Pie Venerini per l'arrivo dell'anno scolastico. A San Francesco in Rovereto, la veglia di preghiera per la salvaguardia del creato. Un invito rivolto ai giovani a custodire il creato per coltivare la pace. Alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, un seminario di studi sulle potenzialità delle cellule staminali nell'ambito della tutela della salute. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Domenica 3 ottobre Don Stefano Maltempi ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di Santi Cristoforo e Costanzo come nuovo parroco. Nell'omelia il vescovo Armando ha ricordato come in una società mediatica che ci sta togliendo pensieri e relazioni dobbiamo essere testimoni di speranza. Vediamo il servizio. Don Stefano Maltempi, domenica 3 ottobre, ha fatto il suo ingresso nella parrocchia dei Santissimi Cristoforo e Costanzo come nuovo parroco. Ad accoglierlo all'ingresso della sede municipale il sindaco Margherita Pedinelli e i rappresentanti della giunta che lo hanno poi accompagnato alle porte della chiesa parrocchiale dove si è svolta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Armando Trasarti. In questa società mediatica che ci sta narcotizzando, togliendoci pensieri e relazioni, ha detto il vescovo nell'omelia, dobbiamo essere testimoni di speranza, una speranza che viene da quella vita schiaffeggiata e crocifissa di Gesù. Se parliamo sempre in negativo, ha proseguito il vescovo, non abbiamo più nulla da dare ai nostri giovani. A Don Stefano, Monsignor Trasarti ha augurato di poter dire «Signore, sono un servo inutile», ossia «ho fatto tutto quello che dovevo per la mia comunità». Ora tocca a te far fruttificare il lavoro svolto. Al termine della celebrazione, Don Stefano ha voluto ringraziare tutti ed in particolare Evelina Carezza, la bambina della casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII salita al padre, che ha detto Don Stefano mi ha insegnato a stare in ginocchio. All'uscita della chiesa, la Matta, ovvero la folcloristica banda musicale di San Costanzo, ha accolto il nuovo parroco concedendogli l'onore di dirigerla nell'esecuzione di alcuni brani musicali. Venerdì 1 ottobre alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna il vescovo Armando ha tenuto la Lectio Magistralis sul tema Impresa e Dottrina Sociale della Chiesa. All'incontro, organizzato dall'Associazione per lo Studio delle Scienze Amministrative Università Studiorum Fan in Fortune, ha preso parte anche il giornalista RAI Giulio Colavolpe Severi. I particolari nel prossimo servizio. Impresa e dottrina sociale della Chiesa, questo è il tema della Lectio Magistralis tenuta dal vescovo Monsignor Armando Trasarti a Fano presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna venerdì 1 ottobre. All'incontro organizzato dall'Associazione per lo Studio delle Scienze Amministrative Università Studiorum Fan in Fortune ha partecipato anche il giornalista RAI Giulio Colavolpe Severi. Alla luce dei documenti della Chiesa, Monsignor Trasarti ha sottolineato come il ruolo dell'impresa e dell'imprenditore sono importanti per lo sviluppo sociale del Paese a condizione che si rispettino alcune regole morali fondamentali, prima tra tutte la dignità del lavoratore. Presenti all'incontro numerose autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Fano Stefano Aguzzi, a cui abbiamo chiesto se profitto e impegno sociale sono conciliabili tra loro. Se si ha una lungimiranza mentale e politica per chi fa politica imprenditoriale, per chi fa l'imprenditore, assolutamente sì, ma lo si dimostra regolarmente nel pubblico, ma io credo abbastanza, se non ancora in maniera del tutto sufficiente, anche nel privato. Noi assistiamo ad esempio a molte iniziative in questa città a favore della collettività, come le iniziative su alcune nuove scuole, una ne inauguriamo proprio domani, una scuola materna, un asilo nido, case di riposo, ma alla nuova mediateca comunale che abbiamo appena inaugurato 2 mesi fa. Sono state proprio frutto della collaborazione tra l'amministrazione comunale e alcune imprese, alcune fondazioni, istituti bancari,
volontari, ecco, comunque non enti pubblici che in qualche modo hanno contribuito fattivamente allo sviluppo della città. Secondo me c'è questa attenzione, non c'è una iniziativa Fano che non ha in qualche modo una qualche impresa alle spalle che la sostiene, che la sorregge. Credo che occorre comunque fare ulteriori passi avanti e coinvolgere ancora di più il mondo imprenditoriale, tenendo conto però anche di una difficoltà che in questo momento il mondo imprenditoriale ha e magari non è neanche forse il momento più adatto per poter dare o poter richiedere, ma comunque richiedere intanto è legittimo, dare sarà quello che è possibile fare, l'importante è che questo sentimento cresca poco a poco nel tempo. La Madonna di Loreto arriva a Pergola, domenica 3 ottobre, la prima tappa della Peregrinatio Mariae. Ad accogliere la statua insieme ai tanti fedeli, il Vescovo Armando che ha invitato tutti a riscoprire il sì autentico di Maria, Matteo Itri. Nonostante il forte ritardo e la tarda ora della sera, in molti hanno accolto la statua della Madonna di Loreto al suo arrivo a Pergola lo scorso 2 ottobre, un sabato sera insolito in cui tutti si sono stretti attorno a questa importante icona della spiritualità marchigiana e non solo. Prima di arrivare sul territorio della nostra diocesi, la statua è stata gradita ospite della diocesi di Camerino e sarà poi affidata il 31 ottobre prossimo alla diocesi pesarese. Dopo la processione che ha condotto la statua della Madonna fino alla cattedrale di Pergola, il vescovo Armando Trasarti ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica. «Noi non veneriamo una scultura di Maria, ma quello che essa ci indica», ha detto il vescovo all'inizio della sua omelia, prima di esortare i presenti a vivere sull'esempio di Maria, mettendosi in discussione per la Chiesa in cui vivono. Credo che questo sia veramente oggi importante nella Chiesa, il coraggio, un po' di dignità. Starci dentro! Una presenza importante per la gente del nostro territorio, così come ci ha detto Don Federico Tocchini, vicario foraneo di Pergola. Occasione, questo sì, questo sicuramente è un'occasione per tutti. L'abbiamo visto già da stasera che c'è stata risposta all'invito ad accogliere questa immagine che è un rimando, come ci ha richiamato il Vescovo, è un rimando a Maria e alla sua figura, alla sua spiritualità, per farla nostra. La statua della Madonna di Loreto rimarrà nella vicaria di Pergola. Diverse saranno le iniziative che la vedranno protagonista, fino a quando, giovedì 7 ottobre, prenderà la volta di Cagli. Date il meglio di voi e colorate la vita di bene. Con queste parole il Vescovo ha aperto venerdì 1 ottobre in cattedrale il momento di preghiera con i ragazzi e i docenti dell'Istituto Maestre Pie e Venerini in occasione del nuovo anno scolastico appena iniziato. Vediamo il servizio. Educazione ai valori cristiani per riflettere sulla nostra vita e sulla nostra società. Questa è la sintesi del percorso annuale che quest'anno accompagnerà gli studenti dell'Istituto Maestre Pie Venerini di Fano, che venerdì 1 ottobre si sono dati appuntamento presso la Cattedrale di Fano per il consueto momento di preghiera d'inizio anno scolastico assieme ai loro insegnanti. L'incontro è stato presieduto e guidato dal Vescovo Armando, che con semplicità ha invitato i ragazzi a colorare la loro vita, superando le ostilità dell'egoismo e della realtà in cui viviamo. Disegnate fiori, sole e primavera. Non disegnate le cose odiose. E anche quando la vita è un po' difficile, con i colori, non disegnate sempre le cose brutte e nere, le cose tristi. Ma disegnate cose belle. La mattinata si è poi conclusa con una bella foto insieme al vescovo e agli insegnanti, per poi ritornare tutti sui banchi di scuola, ma certamente rinfrancati da un inizio di giornata diverso dagli altri, che fa ben sperare per l'avvenire del prossimo anno scolastico. Custodire il creato per coltivare la pace. È stato proprio questo il tema della veglia per la salvaguardia del creato che si è svolta lunedì 4 ottobre a San Francesco in Rovereto. Un momento per riflettere e per approfondire il legame che intercorre fra la convivenza umana e la custodia della terra, trattato dal Santo Padre Benedetto XVI nel messaggio per la 43esima giornata mondiale della pace il 1 gennaio 2010. Ce ne parla il nostro inviato Matteo Itri. Siamo chiamati a una relazione, innanzitutto con il Signore, ma poi con tutto ciò che Dio ha creato. Allora il tema che quest'anno la Chiesa ci ha fatto riflettere, di custodire il creato per coltivare la pace, ecco, ci richiama, ha detto Benedetto XVI, Papa, a un dovere gravissimo, importante.
che è quello di avere la responsabilità innanzitutto di comprendere che la terra, il creato ci è stato donato, è un dono che riceviamo e che dobbiamo custodire. Questo è stato il cardine dell'intera riflessione di Suor Tiziana Shaw di lunedì 4 ottobre scorso presso la chiesa del convento di San Francesco in Rovereto di Saltara in occasione della veglia di preghiera per la salvaguardia del creato. Numerosi giovani che hanno preso parte a questo suggestivo momento di preghiera attorno a Gesù Eucaristia, ed è proprio quest'ultima, l'Eucaristia, che alimenta in noi un'attenzione tutta particolare verso i fratelli e per tutto ciò che ci sta attorno. Ma per avere questo forte dono occorre aver fatto esperienza diretta del Signore risorto. Suor Tiziana, infatti, ha lanciato una forte provocazione, asserendo che parte del nostro disimpegno nei confronti del bene comune deriva proprio dalla tiepidezza con cui celebriamo le nostre Eucaristie. Una serata davvero coinvolgente, che ha fornito validi spunti per correggere i propri comportamenti verso se stessi, gli altri e l'intero creato. Venerdì 1 ottobre la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha ospitato un seminario di studi sul tema Il cordone ombelicale, le opportunità delle cellule staminali nell'ambito della tutela della salute, promosso dall'ASUR 3 con la collaborazione di Avis Fano. Un'occasione di confronto su un tema che apre numerose questioni non ancora risolte. Il servizio di Erika Papetti. Un seminario di studi per parlare di cellule staminali. Venerdì 1 ottobre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano si è svolto l'incontro dal titolo Il cordone ombelicale, le opportunità delle cellule staminali nell'ambito della tutela della salute, promosso da ASUR 3 e Avis. Tanti medici che si sono confrontati sulla questione, che lascia ancora aperti molti interrogativi. Nel corso del convegno, volto a sensibilizzare le donne alla donazione del cordone ombelicale, sono stati messi in luce i risultati raggiunti finora nel nostro territorio, ricordando come questo tipo di donazione, così come quella del sangue, sia davvero un atto di amore gratuito. Sulla questione è intervenuto anche Don Giorgio Giovanelli, delegato per il Centro Diocesano di Bioetica, il quale ha espresso incoraggiamento nei confronti di questo tipo di ricerca. In riferimento al convegno che si è tenuto venerdì 1 ottobre, sponsorizzato, favorito dall'ASUR e dall'Avis comunale e provinciale, anche il Centro Diocesano di Bioetica vuole esprimere il plauso e l'incoraggiamento nei confronti di questo tipo di ricerca. L'argomento del convegno era quello delle cellule staminali somatiche, quindi le cellule staminali che si possono prelevare da organismo adulto, in modo particolare le cellule staminali prelevabili da sangue di cordone ombelicale. Ecco, anche la Chiesa porta il suo appoggio e il suo applauso a questo tipo di ricerca perché consente di superare le questioni etiche di carattere insormontabile, le questioni etiche che derivano dal prelievo di cellule staminali da organismi fetali. E ora diamo un'occhiata agli appuntamenti della settimana. Giovedì 7 ottobre alle ore 9.30 è in programma il ritiro del clero a Villanova di Montemaggiore. Sempre nella giornata di giovedì 7 ottobre la Madonna di Loreto partirà da Pergola per raggiungere Cagli. Venerdì 8 e sabato 9 il Collegium all'interno del progetto Codice di Camaldoli organizza un convegno per riflettere sulla comunicazione e le nuove tecnologie. Gli incontri di venerdì si terranno all'Eremo di Montegiove, mentre l'incontro di sabato 9 si svolgerà nell'Aula Magna del Liceo Scientifico Torelli di Fano. Sabato 9 ottobre alle ore 16.30 ai giardini di Piazza Miani, nell'ambito della Settimana Regionale Africana, verrà consegnato a Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il premio O l'Africa nel Cuore. Vi ricordiamo inoltre che domenica 17 ottobre alle 17.30 a Fossombrone sarà consegnato, in occasione della giornata missionaria mondiale, il mandato ai catechisti e operatori pastorali. Per questa edizione è tutto, appuntamento con l'informazione giovedì 14 ottobre. Grazie per averci seguito e arrivederci.